buongiorno e bentornati in questo sesto Vlogmas. Allora, oggi è venerdì 20, quindi oggi torna mio marito finalmente. E siamo tutti a casa perché oggi qui da noi c'è l'alerta rossa. In effetti c'è un tempaccio, più che altro vento e un po' di pioggia, non proprio pioggia da aver paura per adesso, fino adesso speriamo. E è 1:20. Noi dobbiamo ancora mangiare perché stamattina, essendo stati a casa, ci siamo svegliati più tardi, abbiamo fatto colazione più tardi e mangiamo più tardi. Poi adesso ci andremo a riposare e poi alle 6 andiamo a prendere mio marito che arriva in centro. E non vedo l'ora perché con queste due bestie non ce la faccio più. E nulla, cosa vi volevo dire? Ah, volevo farvi vedere i sacchettini che ho fatto per il compleanno di Alessandra. Vi avevo fatto vedere nel vlog precedente cosa ci avevo messo dentro, se vi interessa andatevelo a vedere. E sono venuti così, troppo carini. E praticamente vi daremo a fine festa ai bambini che hanno partecipato al compleanno. Sono questi, sono 19 pacchettini. E boh, ora usa così, nel senso che quando uno va a un compleanno usa poi dare un regalino a chi ha partecipato. Ai miei tempi non è mai esistita una cosa del genere, adesso così, vabbè. Comunque ci se la cava abbastanza con poco, i bambini sono contenti, fa piacere farlo. È carino, una cosa carina. Vabbè, nulla, dicevo, ora noi mangiamo, sto preparando la pasta. C'è sulla pasta e ho ancora il sugo delle polpette che ho fatto l'altro giorno, quindi una sorta di ragù. Mangeremo questo e poi ci andiamo un po' a riposare. Io sono distrutta. Sono proprio stanca, ho dormito poco stanotte, male. Vabbè, basta, niente, dai. Ora noi prepariamo, mangiamo e poi ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Buongiorno! Allora, oggi è il giorno dopo, ieri non ce l'ho fatta più a riprendere nulla perché poi siamo andati a prendere mio marito, c'era l'allerta rossa da noi, ha piovuto tantissimo e quindi nulla, siamo andati a prendere mio marito, poi siamo rientrati, abbiamo mangiato, lui si è andato a letto prestissimo, c'era 38,5 di febbre, 38,5 e niente, quindi stamattina sono di nuovo da sola io con i bambini che faccio tutto perché lui ha letto, le gioie. Poteva rimanere direttamente là, così almeno non dovevamo neanche andarla a prendere. Guariva lì, così evitavamo di rischiare di prendercela prima di Natale. E nulla, ora sono 8:30 e noi stiamo andando su al teatro perché Francesco ha la recita. Perché ce l'avrebbe avuta. Quello l'ale, non ha la recita. L'ale no. Avrebbe dovuto averla ieri, invece gliel'hanno spostata ad oggi ovviamente, perché ieri c'era l'alerta rossa e da noi c'erano le scuole chiuse. Quindi ci tocca questa fantastica recita di sabato mattina alle 8:30 e andiamo a vederlo io e Alessandra e dobbiamo andare lì perché dobbiamo dare una mano alle mamme ad allestire il... iniziano alle 9 e quindi diamo alle maestre, però dobbiamo dare una mano alle, alle mamme ad allestire il... come si chiama? Ad allestire il rinfresco per dopo la festa. Brindisi con le maestre perché ho rinfresco, perché apriremo due panettoni, due pandori e c'è il brindisi con le maestre e nulla, poi io devo lascio i bimbi a casa perché almeno mi muovo un po' prima e devo andare a fare delle, le ultime compere per poi la festa dell'Alessandra domani, devo prendere la panna e degli spumanti. Già, sì, speriamo che papà sia meglio perché far venire la gente con il papà che è malato. E nulla, ora noi andiamo alla recita e poi ci vediamo più tardi. Ciao! Buongiorno a tutti, allora mi vedete distrutta perché sono le 11:30 e ci mettiamo a decorare la torta di Alessandra che oggi è il compleanno, ora lei è a catechismo, c'è Francesco qua col grembiule anche che ci aiuta, ora prendiamo la torta e iniziamo a decorarla, deve essere una cosa abbastanza veloce quindi dovremo cavarcela bene, ma vediamo.
Allora, abbiamo la torta che ha retto grazie al cielo. E dai le forbici. Abbiamo fatto già la panna con il bimbi. E dai le forbici. Aspetta, Fra. Piccoline. Non servono le forbici piccoline, cosa devi farci? Allora, ho fatto la panna con il bimbi, ora vado a mettercela. Allora, qua è un pochettino ceduto, però tanto poi ci metteremo la panna, ce ne freghiamo. La spatola. Prendiamo il cucchiaio. E incominciamo a mettercela un po' così. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me. Ok, abbiamo ottenuto un diciamo una superficie abbastanza liscia, quindi andiamo a mettere la decorazione intorno. Intorno. Non toccare, eh? Però le decorazioni... E questa? Le metto io le decorazioni. Aspetta, sì, le decorazioni, sì. Con questo, che vi piace tanto, però vi sa che non basta. Non basta questo, no, solo questo. Quindi mi sa che metteremo questo. Le decorazioni... Anche questo mi piace. Vediamo un po' in base alle decorazioni che abbiamo. Sono da grandi le decorazioni. Sì, forse mettiamo questo perché stacca un po'. Le decorazioni sono da grandi. Ormai io sono grande, eh. Oh. 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 Ma una la metto io una. Aspetta, amore, queste qua vanno messe proprio bene, eh. Vanno appiccicate. Eh sì. Ora prendiamo la forbicina. La tagliamo qua. Ecco qua. Fatta. Bella. Rapido e indolore. Da toccare. Ora. Rapida e indolore. Così è bella. Ma non toccare. Sì. No, che si rovina. Allora, poi puliamo i laterali, tanto poco importa per adesso. Amore, però non devi metterci le dita, ok? Se no facciamo casotto. Allora, mettiamoci queste ora. Non toccare. Un bel lindo. Allora, se facciamo così, perfetto. Un bel lindo. Intanto guardiamo dov'è che è. Cosa c'è scritto là? Non mettere. Happy birthday, tanti auguri. No, una la metto io, posso? Metto giù. Così non gli parli. Allora, mettiamo qua questo? No, io metto un ombrello. Io non le metto quella a fare lì, perché sono cattivissimi. Come sono cattivissimi? E no, perché non mi piacciono, hai capito? Perché? Perché io li colli sono da femmine e io e poi ci sono alcuni ombrelli che sono da maschie. Sì. Sì.
giallo. Non toccare, lo ricordo. Sì, mai. Metto qua. Sì, sì, mettilo, mettilo. Bravissima. Grazie. Bacino. Bacino. Mm. Vediamo questi come stanno, eh. No. Allora, siamo andati avanti di qualche pezzettino. Mamma! Perché mi ha chiamato mia cognata per fare gli auguri con mio fratello, ma glielo ho detto. Ma abbiamo messo le nuvolette? No, lo metto. Aspetta, le mettiamo, la nuvoletta questa qua la mettiamo qua. Ok, bravo. Così. No, di qui! Non devo toccare, non toccare. Poi manca la mongolfiera. La metto io la mongolfiera. Dove la mettiamo la mongolfiera? Boh. Qua davanti come farci? La nuvola. Voglio scriverci Alessandra. Quindi questa secondo me la mettiamo qua, che là le piaceva l'idea della mongolfiera. E questa la mettiamo dietro. La metto. No amore, se fai il buco poi viene male. Beh. Aspetta, questa la mettiamo qua. Ok, adesso ciuffetti di panna intorno. Aspetta. Ah, c'è anche questa ancora, sì. Ciuffetti di panna intorno e qua Happy Birthday c'è scritto lì e ci scriviamo Alessandra, direi. Allora, mettiamo i sacchetti di ciuffetti di panna. Io ho preso queste qui un gesta perché secondo me sono molto più comode. Esplosa la panna laterale, non ci posso credere. Vabbè, era andato tutto liscio fino adesso. Era ovvio che qualcosa dovesse andare storto. Dai, non ci perdiamo d'animo, prendiamo la mia sacca. Allora, ecco qua. Adesso la metto un secondo in frigo. Qua poi va attaccata un attimo. Ora la metto un secondo in frigo, perché sennò la panna si scioglie con questo caldo. In questo 22 gradi. Intanto sciolgo la cioccolata per scrivere Alessandra qua e poi la finiamo sperando in Dio. Allora, per fare la scritta buon compleanno Alessandra o Alessandra, ora vedo in base alle grandezze che ho, io utilizzo sempre questo cioccolato, lo faccio sciogliere a bagnomaria, vabbè a bagnomaria, io in questo caso lo faccio sciogliere al microonde e poi lo metto nella sacca poche, sempre se ci riesco, ma dovrebbe essere più facile perché è liquido, e con la punta, quella diciamo a penna, lo scrivo sopra il foglio di carta forno. Poi lo metto, in questo caso è freddo fuori, lo metto 5 minuti fuori in modo che si riprenda, oppure in freezer se è caldo, e poi si stacca tranquillamente dalla carta forno e si appoggia sulla torta, e così abbiamo fatto la nostra scritta.
Ciao a tutti, buonasera. Oggi è il giorno dopo, è lunedì sera e sono le 6:30. Non vi ho più detto niente perché poi ieri abbiamo avuto il pigiama party. Queste disgraziate mi hanno fatto dormire 3 ore e mezza, io sono distrutta. Quindi approfitto per chiudere qui il vlog, che sarà un po' travagliato, lungo, misto, vabbè. Vabbè, intanto vi ringrazio per la visualizzazione, vi invito a mettere vi piace se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Se vi va mi potete seguire anche su Instagram, io su Instagram sono il mondo di Claire _ YouTube, ve lo metto qui in sovraimpressione. E noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. And a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my
my true love gave to me. Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear.